Il medico ambientalista Vincenzo Migaleddu è stato salutato ieri in una lunga cerimonia di commiato a Martis, suo paese natale, e la sua morte dopo un malore in auto è stata considerata dai più un fatto naturale. Un infarto che colpisce una persona oltre i 60 e in assenza di un soccorso immediato può essere fatale. C'è invece chi sostiene che sia legittimo dubitare fino alla fine sulle reali cause del decesso per fugare ogni sospetto sulla morte di un uomo tanto esposto all'odio del malaffare e dei grandi interessi industriali che contrastava continuamente in nome della tutela della salute pubblica. Angelo Cremone, noto ambientalista sulcitano e ad amico di Vincenzo, ha cenato con lui la notte di sabato dopo un grande convegno su Porto Vesme a Cagliari. Lo ha trovato in perfetta salute e molto attivo, ma preoccupato per un progetto del governo che intendeva portare a Porto Torres le rampe missilistiche già utilizzate a Quirra. Ma soprattutto si chiede Cremone, che ha risposto alle domande di alcune testate giornalistiche di Cagliari, qui riportiamo le immagini tratte da UTG e da Cagliari Pad, cosa ci faceva sulla strada per Nuoro Migaleddu, che all'altezza del Nuraghe Losa sulla strada del ritorno avrebbe dovuto svoltare per Sassari e invece ha proseguito per Nuoro percorrendo una cinquantina di chilometri in una direzione diversa. Doveva incontrare qualcuno? Sentiamo uno stralcio dell'intervista. La stessa moglie voleva capire perché non era sulla strada per Sassari, visto che è partito la mattina di domenica da Cagliari per raggiungere Sassari, e invece a tarda serata hanno trovato il suo corpo privo di vita. Questi dubbi non possono non venire davanti a un uomo come Migaleddu. Migaleddu era un uomo di scienza che combatteva la scienza corrotta, era un uomo giusto che si batteva per il bene contro il malaffare. Abbiamo la necessità, per essere protetti anche noi, per dare verità agli stessi figli, alla stessa famiglia, alla stessa opinione pubblica, abbiamo necessità di togliere questi dubbi. Incominciamo a toglierne uno. Chi ha visto Migaleddu dopo il mezzogiorno, chi ha preso un caffè, chi doveva incontrare verso Nuoro e non a Sassari, per cortesia ce lo faccia sapere.